pomeriggio, grazie per l'attesa, per essere rimasti qui dopo il cooking show di Cristoforo Trapani. Passiamo dalla parte salata, Eva, a quella dolce. Insieme a me abbiamo Eva Sinosini di, come recita la maglietta, Excellent Gusto. E il... facciamo dolce, una bella ricetta dolce. Si parla di fiera del cioccolato e alla fine, dolce si in fondo, si parla di dolce. E si parla con chi? Con un pasticcere di tutto rispetto. Certo, il maestro chef, Gabriele Mannucci, grazie di essere qua, Gabriele. Prego, un applauso a Gabriele. Gabriele è incredibile, parte dall'Italia, internazionale, oggi lavori a Toscana, al Contrada, un ristorante rinomato toscano, firmato da Gordon Ramsay, e Gabriele si occupa della pasticceria. E oggi cosa vedremo oggi? Oggi vedremo un dolce, un dessert piatto, con due particolarità. Abbiamo introdotto all'interno della ricetta un pane, una torta di pane al cioccolato usando un pane fatto solo con grani antichi, quindi sono grani ultra millenari, possiamo dire, che antichi dico sì, si muove antichissimi, grandi fan del mondo, di bravo. Io volevo dare una parola infatti al produttore Pasquale dei Pan del Ponte di Prato. Buonasera a tutti. Oggi Gabriele Mannucci si farà una produzione diversa con il dolce preparato dal pasticcere Mannucci, che è fatto appunto con i grani antichi, ma i grani antichi siciliani. Noi in Italia, come del resto anche la Sicilia, abbiamo le più grandi varietà di questi grani, però questi grani furono accantonati dopo la seconda guerra mondiale per far posto appunto a quei grani moderni che oggi troviamo una grande distribuzione dappertutto, che non hanno alcunché da vedere con la produzione di grani antichi. Vabbè, infatti fanno molto bene i grani antichi. I grani antichi oggi sono... Che differenza c'è tra la farina bianca e il grano antico? Allora, la farina bianca sappiamo benissimo che è ricca di amido, e l'amido serve la maggior parte del mondo, gonfia. Mentre i grani antichi, quelli sono le vecchie varietà e hanno presente dentro sia il germe di grano che la parte fruscosa e gli oli essenziali. Quindi è un mix di benessere. È stato appunto conclamato anche dalle recenti, diciamo, analisi fatte circa nel 2009 dall'Università di Firenze a Careggi, dove appunto un test su una decina di persone a campione hanno dato dei risultati importantissimi sia per quanto riguarda le malattie che oggi la maggior parte ne soffre, sia per quanto riguarda appunto l'intolleranza, l'allergia, fino ad arrivare appunto alla GS o la celiachia. Quindi è importantissimo oggi alimentarsi con ritrovare i grani antichi, è qualcosa di eccellente. Quindi abbiamo un dolce d'oggi che addirittura fa bene, è digeribile. Fa bene, digeribile, fa bene a noi stessi e da gustare. Ti ringrazio Pasquale. Grazie mille. È uno degli ingredienti, ma non è l'unico, perché come si può vedere in un angolo della nostra preparazione, grazie Eva, questo ovviamente è il tagliere, ma il vero protagonista è questo, sono tartufi. Mazzuolo di Mugello tartufi, quindi. E allora direi di farci raccontare due parole su questo tartufo da colui che la produce. Buonasera a tutti. Il Mugello tartufi, la mia ditta si occupa diciamo di questo, è un'azienda toscana, mugellana per essere precisi. Mugello, meraviglioso, spettacolare. E niente, questo a scaldare un po' anche il mito di tartufi in senso lato. Mugello è una delle cinque zone top conosciute dalla regione toscana per la raccolta di tutti i tipi di tartufi, il tartufo all'eccellenza, il tartufo bianco, il tartufo marzuolo è quello di stagione. Quindi quello che cucineremo oggi, oggi non è una ricetta un po' particolare, perché il tartufo siamo abituati a vederlo sulle pietanze salate. Io come azienda ho provato a fare anche lo cioccolato e il tartufo, devo dire, è venuto un buon cioccolato al tartufo, e quindi ci siamo detti perché no provare a fare
fare una ricetta molto particolare con speriamo la ciliegina sulla torta. Come mai Marzuolo ho scelto Marzuolo perché in questo momento è insieme a Milano Scone, che è un nero dolce di Norcia, però dalle nostre zone rappresenta l'unico tartufo stagionale, perché i tartufi, come forse sapete, hanno la sua stagionalità. Il tartufo bianco dura 3 mesi, da settembre a dicembre se siamo fortunati, da gennaio fino ad aprile abbiamo il Marzuolo, poi in estate un altro tipo di tartufo. Quindi l'unico tartufo stagionale fresco, cominciamo in questo momento, è il Marzuolo, perché è stato quindi degusteremo questo piatto dolce con una macchina di tartufi, le granandine e il tartufo, in premessa, insomma, mi sembra io spero, più che delizioso. Io spero che l'abbinamento vi piaccia, Roma sera. Grazie, grazie Mario. Grazie. E lo scopriremo a breve se, se questo abbinamento fra pane, tartufo e cioccolata funziona. Dai, vedi tu, però, grazie Mario. Parla di fiero di cioccolato e dire semplicemente cioccolato rischia di essere riduttivo. Molto riduttivo, perché poi il cioccolato è più cioè, se di salati, di dolci, è proprio un elemento versatile. Quindi sono contenta che facciamo sperimenti anche con Gabriele, sapremo fare il meglio. A questo punto però Gabriele, raccontaci un po' che tipo di cioccolato hai utilizzato, stai utilizzando e che stai apprestando a usare per questa ricetta. Io sono brand ambassador del Congo, un cioccolato di scuola belga, esistono varie tipologie di scuole di cioccolato, questo è un cioccolato particolare, perché il cioccolato belga per essere definito è l'unico che definisce fine cioccolato belga, quindi cioccolato deve avere un grado di raffinazione sotto i 20 micron. Per capire sopra i 20 micron il nostro palato percepisce la nuova. Quindi un cioccolato che quelli che si sciolgono in bocca per tradurlo un attimo. Esattamente. In questo caso abbiamo usato un cioccolato in origine Brasile, sì, 66%, quindi per quanto riguarda la parte della mousse al cioccolato, per quanto riguarda invece la glassa, per contrastare un po' il pane, è un cioccolato al latte spinto, perché siamo un pane 1%, è altissimo da concentrare. Per quanto riguarda invece la glassa, più la salsa d'accompagnamento è una salsa al cioccolato. Nello specifico è un dolce di riso al cioccolato, quindi vado a sfruttare quello che è tutta la caramellizzazione degli zuccheri per ottenere una salsa dalla consistenza molto cremosa. Dammi con bollire, che esatto, è il dolce di riso al cioccolato. Questo è una cottura un po' lunga, più vado in cottura, quindi vado in riduzione, caramello negli zuccheri, più mi prende consistenza. Io ho un certo punto in termini, però qua lo vedrò proprio come se fosse una salsa da accompagnamento alla ricetta. Quindi siamo alla prima fase della ricetta praticamente, per capire così almeno chi ci ascolta magari lo può rifare, provare a casa e rifare. Quindi diciamo che gli step quali sono della ricetta? Diciamo quelle tre, insegniamo, diciamo le tre. Sì. La preparazione è quella che richiede un po' di tempo, un po' più lunga è la parte della torta di pane. In quanto avendo usato un pane il grano antico ha un assorbimento un po' particolare, quindi si va a prolungare nel tempo. Quindi abbiamo pane e latte messo in un mollo. Sì. Quando il pane ha preso acqua, vado a frullarlo. Ha preso l'acqua, scusate. Vado a frullarlo e dopo 4 la preparazione. Quindi vado ad aggiungere il cacao, vado ad aggiungere il cioccolato fondente fuso, un goccio del caps, un tocco di alcolico. Ecco. Mentre il tartufo lo vediamo ben esposto qui in primo piano, non vedo il pane. Allora, non si vede perché la torta è già pronta. Ah, che avrebbe tempi di preparazione molto lunghi. Esatto, parte due giorni di un giorno e mezzo per annullare il pane a più di 2 ore di cottura. Direi che abbiamo tutto un giorno e mezzo e altre 2 ore. Sì, esatto. Potremmo fare la maratona della fiera cioccolata. La faremo. L'anno prossimo la sfida sarà 24 ore di diretta qui. Però alla fine c'è sempre un po' di tempo che va bene, no? Proviamo il
partendo, dovesse piovere potremmo farcela. Eh sì. Quindi ok, quindi facciamo questo pane, ci mettiamo, quindi lo facciamo con latte, quindi ad assorbire. So che avuto draghi, insomma, è stata una challenge, una sfida. Sì, perché tendenzialmente si fa, questa torta di pane si fa con pane bianco, pescato, classico. Questi grani sono appunto molto particolari, ovviamente con pasquale hanno assolutamente dei limiti totalmente differenti. Mentre con pane bianco può andare a gonfiare, ricchi di amido, quindi assorbe perfettamente. Questo, come l'ho messo, lo ridrattuo. Poi se non avesse calorie, diciamo che tutto quello che c'è di buono nel pane non lo fa ammazzare con cioccolato. L'importante è mangiare un dolcino ogni tanto, no? Cioè, il dolce va bene, basta mangiarlo spesso. E della soddisfazione, quindi. No, che soddisfazione c'è. E qui a livello di soddisfazione direi che c'è almeno una ventina, 20-25. Tutti quelli che verranno fatti, quindi restate con noi perché vedrete non solo la preparazione ma anche poi la gustare con forchetta. Nello specifico. Quindi adesso che cosa si sta prendendo? Questa è la torta di pane che è già stata posizionata, anticipo. Quindi ci vengono tutte da preparare, quindi comunque queste 3 ore di preparazione per arrivare a questo. Questo è il risultato finale. Effettivamente ha ragione, era solo due lezioni diverse, no? Questo è il dolce finito, perché è già stato glassato come se fosse una panina. Questa è la torta di pane classica, appena uscita dal forno, già tagliata. Questo è gradientini, latte, questa è la versione nuda, sostanzialmente. È la versione nuda. La versione nuda. Come fatto ora il make and take, no? Allora, per ricapitolare, c'è pane ai grani antichi. Pane ai grani antichi, ammollato nel latte, cacao, cioccolato fondente, uovo e un cucchiaio di pranzo. Poi tutto insieme. Ok. E dolce, giusto la punta. Si fa assaggiare, eh? È freddo di frigo. Fai su, sì, io sto pensando a colui che non prenderà l'assaggio. No, e fin qua sembra un dolce che tutto sommato si può casalingo provare, esatto, anche a casa. Direi che la parte difficile viene adesso. Se uno prende il pasto da qualcuno di mortale. No, sono piccoli vari accorgimenti, ma è semplice da fare a casa. Qua abbiamo una glassa al cioccolato al latte, non c'è più, con la tinta del 41 al 41%. Quindi vado a contrastare un po' meno. L'aggiunta di olio diviso, quindi vado a allungare la fluidità del cioccolato, quindi vado a creare quella che è una glassa pinguina, se non so bene chiamata. Glassa pinguina. Come la glassa pinguina praticamente mi aiuta in congelazione a evitare che il cioccolato si crea, perché vado ad aumentare la fluidità del cioccolato. E vado ad aggiungere anche delle, questa è un po' di pubblicità, un po' di mandorle di nocciole tritate caramellate, che vendono, si possono fare, sono nocciole caramellate, pronte all'uso, ottime per l'inserimento, perché essendo ricoperto da uno strato di zucchero, sono granella, si chiama. Quindi queste, se uno volesse farle in casa, prende le nocciole, le caramella, prima le trita e poi le caramella. Esatto. E poi faccio una sabbiatura, quindi faccio cioccolato, zucchero e acqua, porta a 105 gradi, metto dentro le mandorle, giro, finché non sabbia, quindi non diventa bianco.